Anche Torrette di Fano avrà il suo evento clou dell'estate. Si tratta della Notte dei Desideri, annunciata nei mesi scorsi ma mai svelata nei dettagli. E oggi, a 2 settimane dall'evento, il presidente della Proloco Lucarelli ne ha illustrato tutte le novità. A creare un'atmosfera unica saranno le migliaia di lanterne che illumineranno la notte sul cielo di Torrette. L'iniziativa più misteriosa dell'estate, che si svolgerà venerdì 12 agosto, è organizzata grazie alla collaborazione tra la Proloco di Fano, il Comune e Torrette Promotion, con il supporto di Oasi Confartigianato e della Regione Marche. La notte magica inizierà intorno alle ore 19, quando apriranno al pubblico gli stand gastronomici, gli espositori di prodotti tipici locali, gli hobbisti e l'area mostra di auto d'epoca, in un luogo completamente vivibile a piedi, poiché limitato al traffico. Alle ore 21, invece, nel palco centrale inizierà il concerto dei cantautori clandestini, mentre il Parco Tonucci si trasformerà nel Parco dei Desideri, dove un fakiro, una maga delle bolle, una danzatrice sulle corde daranno il via a spettacoli mozzafiato. L'idea è nata da un gruppo di lavoro che si è formato a gennaio per dare un bel risalto a questa magnifica zona turistica che abbiamo noi, che è Torrette di Fano, ed è nata da una storia che ha Torrette in sé, una leggenda, e la leggenda che l'arrivo dei corsari che volevano attraccare a Torrette furono scacciati da queste lanterne che erano nelle prime colline di Fano e che quindi questi impauriti se ne andarono. Da qui, volendo realizzare l'evento di Torrette, abbiamo detto: ma perché non farlo proprio con le lanterne? E quindi facciamo sognare un pochettino le persone e le facciamo avvicinare proprio ai loro desideri. Da qui nasce la Notte dei Desideri. Allo scoccare delle 23 ci sarà il momento più atteso. Tutte le attività si fermeranno e ci si ritroverà in riva al mare per lanciare le lanterne. Per questioni di sicurezza saranno utilizzabili solo quelle della Proloco, perché sono state testate e quindi sottoposte ai dovuti controlli. Gli organizzatori hanno infatti dovuto richiedere le autorizzazioni necessarie alle autorità competenti, compresi i vigili del fuoco. Inoltre, durante l'evento ci sarà un punto vendita dove potranno essere acquistate a 2,50 euro l'una oppure 3 a 5 euro. L'evento è riuscito ad attirare anche l'attenzione della regione, che vorrebbe estendere l'iniziativa su tutta la costa marchigiana. Su Torrette, in particolare Ponte Sasso, ci stavamo già lavorando da diversi mesi. E nel contempo, evidentemente, la stessa idea è venuta all'assessore regionale Moreno Pironi, che in una conferenza ha anticipato questa idea di fare un grosso evento, e al che ci ha contattato per cercare di un pochino condividere l'iniziativa. E io ritengo la cosa molto importante, perché bisogna in qualche modo cercare di fare sistema per avere anche un'ottimizzazione sia dei costi, ma soprattutto una maggiore visibilità comunicativa a livello nazionale e internazionale.